Ci siamo mancati, Matta. Dammi un bacino, dammi un bacino. Che bacione. Aveva appena detto, brava Paloma, non hai fatto della pipì nella cacca. L'ha fatta nel posto migliore dove poteva farla. Ma quando, adesso? Boh, si vede per darci il benvenuto, tipo, ehi, siete tornati, vi piscio nel letto. Bentornati a casa. Se anche tu stai affrontando questo problema, beh, ti voglio dare la soluzione perché è molto semplice, se si segue la strada giusta. Quindi assicurati di guardare il video fino alla fine e seguire ogni consiglio che ti do. Per prima cosa è importante conoscere quali sono le aspettative realistiche per il tuo cucciolo. Sicuramente ti avranno già detto che un cucciolo non riesce a trattenere i bisogni. Ok, ma dopo quante ore mi devo aspettare che stia per fare un bisogno? Infatti, senza sapere precisamente quando mi devo aspettare di portarlo fuori, beh, sarà come cercare di guidare un bus senza nemmeno avere la patente. Quindi ti svelo questa regola che chiaramente è indicativa, ma ti salverà la vita. Un cucciolo di 2 mesi dovrebbe sporcare all'incirca ogni 2 ore, mentre un cucciolo di 3 all'incirca ogni 3, uno di 4 ogni 4 e così via. Ma perché ti sto dicendo questo? Perché il concetto essenziale da prendere qui è che saremo noi a gestire la sua routine prima che lui si veda costretto a farla in casa. Quindi mettiti una sveglia ogni 2, 3, 4 ore in base all'età del tuo cucciolo e lo porterai fuori magari con il guinzaglio tenendolo non troppo lungo per fargli capire quindi di fare i bisogni. Appena fa il bisogno gli si dice bravo in modo festoso e poi lo si riporta in casa. Inoltre vi svelo quali sono i momenti critici durante i quali potrebbe aver bisogno di uscire. Beh, sicuramente dopo ogni pasto lo prenderete in braccio e lo farete uscire tempestivamente. Dopo un gioco matto e divertente, beh, è essenziale portarlo fuori perché anche l'eccitazione potrebbe indurre il cucciolino a fare i suoi bisogni. E infine, sicuramente, dopo il riposino. Io vi consiglio di prenderlo in braccio in modo tale da evitare che possa sporcare durante il tragitto. Per esempio, adesso sono già 3 ore che siamo in casa, abbiamo appena finito di registrare, lei si è addormentata e questo potrebbe essere un momento critico nel quale dovrebbe fare i bisogni. Brava, stacca! Ora, siccome è anche importante capire il vostro cane, cioè leggere cosa vi sta comunicando, vi darò alcuni consigli che vi serviranno da segnale per farvi capire che in quel momento sta per sporcare. Solitamente potrebbe cominciare a spostarsi da voi, correre un pochino in giro, annusare per terra e camminare in tondo. A questo punto, se questo succede in casa, potete marcare quel comportamento con una correzione verbale, ad esempio "ah", per fargli capire che sporcare in casa è sbagliato. Adesso è importante il tempismo. I cani infatti imparano per associazione, dunque se lo correggete quando sta facendo questo tipo di azioni, allora sì, capirà. Altrimenti se lo sgridate dopo, quando ha già fatto il bisogno, quello non serve a nulla, anzi rovina tremendamente la vostra relazione ed è il motivo per cui il problema continua a persistere anche quando il cane sarà già adulto e può anche degenerare in altri problemi più gravi. Quindi se lo state facendo o l'avete fatto, non fatevene una colpa ovviamente, ma per favore fermatevi e seguite i miei consigli che trovate nel video. Quindi una volta sentita la correzione, il cucciolo si girerà verso di voi, come a dire ma allora cosa vuoi che faccio? Per spiegarglielo lo prenderete in braccio e lo porterete fuori e appena sporca fuori premierete tempestivamente. In linea generale vi ho detto quali sono i momenti critici durante la giornata e come capire e affrontare il momento in cui ci accorgiamo che dovrebbe andare in bagno. Quindi ora che lo sapete, potete essere proattivi e portare il vostro cucciolo prima che la faccia in casa. Solo in questo modo infatti gli insegnerete nel giro di 3 giorni dove sporcare. Ma non solo, gli insegnerete anche che siete voi a gestire i suoi bisogni e questo, credetemi, è il consiglio chiave per avere una relazione di fiducia sin da subito in cui il cane ha il piacere di ascoltarvi e di essere connesso con voi. Quindi avrete un cane che in casa è riposato e rilassato come Cilli qui e non prova l'ansia di dovervi richiedere costantemente magari da mangiare o dover grattare la porta per indicarvi che vuole uscire a fare i bisogni. Quindi se adesso può sembrarvi dispendioso in termini di tempo, sicuramente ne risparmierete
riprenderete dopo e avrete una relazione stupenda con il vostro cane. Anche perché, se ci pensi, a pulire i bisogni del cane in casa ci si mette tempo e sicuramente non è tempo piacevole, specialmente se avviene nel cuore della notte. Ecco appunto, passiamo a come gestire i bisogni durante la notte. Ma devo mettere le sveglie ogni 2 ore anche di notte? Già, faccio tutto il giorno entrare e uscire da casa per fargli fare i bisogni. Beh, fortunatamente no, se prendi degli accorgimenti durante la sera. Quindi potete dormire sonni tranquilli. Io mi rimetto a dormire. Innanzitutto dategli l'ultimo pasto di cibo non dopo le 6. Io ad esempio glielo do intorno alle 4 e non ho mai avuto il problema orribile di pulire la cacca nel cuore della notte, ad esempio. Inoltre sarà essenziale chiaramente portarlo fuori prima di dormire. Tendenzialmente, se il vostro cucciolo ha ancora 2 mesi, lo porterete fuori alle 11 e poi la mattina appena svegli, intorno alle 6, 6 e mezzo. Quindi lo prenderete in braccio e lo metterete fuori per terra e appena sporca lo premierete con un bravo detto in modo festoso. Ma come faccio se quando lo porto fuori annusa dappertutto, prende oggetti in bocca, ma non sporca? Questa è una domanda che in moltissimi mi chiedono ed è il motivo per cui ancora molti non riescono ad insegnare al proprio cane a fare i bisogni fuori. Perché magari lo portano fuori, ma il cane non fa nulla e appena entra in casa succede il disastro. Beh, adesso vi darò dei consigli che vi aiuteranno. Allora, prima di tutto, il mio consiglio è quello di mettere il vostro cucciolo al guinzaglio e giocare con lui al tira e molla. Questo gioco rafforza indubbiamente la vostra relazione, perché il vostro cucciolo capirà che anche fuori le cose belle vengono da voi. Infatti, se ci pensate, spesso ci lamentiamo che lui non ci ascolta fuori, ma è proprio in queste prime fasi della relazione con il cucciolo che dobbiamo insegnargli a dare attenzione a noi piuttosto che trovarsi il divertimento da sé. Ma vieni che ti faccio vedere cosa puoi fare. Per prima cosa, quello che faccio è esercitare il cucciolo e portarlo in uno stato di eccitazione. In questo modo sarà molto più propenso a fare i suoi bisogni dopo. Quindi, Cilli! Giocate in questo modo con una treccia in pile che piace tantissimo ai cuccioli perché è morbida e quindi gli consente anche di non farsi male ai denti e di afferrarla con tanta voglia perché striscia bene per terra. Infatti dovete simulare la preda. Giocare al tira e molla è importantissimo con il proprio cucciolo per formare una relazione di successo. Se volete sapere dove acquistare queste trecce che piacciono tantissimo ai vostri cuccioli e ai vostri cani in generale, beh, le trovate sul nostro sito web nella sezione prodotti. Sono interamente fatte a mano e realizzate e pensate per voi. A questo punto, che il cucciolo è in movimento da un po', è molto più probabile che decida di sporcare immediatamente. Inoltre ti può aiutare anche a tenere il guinzaglio un po' più corto in modo che capisca che quel momento in cui si esce non sia un momento solo di svago, ma in cui sta avendo l'opportunità di sporcare. Ora possiamo sicuramente, in tutti questi momenti nei quali osserviamo il cucciolo, capire quando devi andare a portarlo fuori prima che lo chieda. Ma cosa posso fare se, come nel caso probabilmente del video di Chiara Ferragni, il cucciolo non era sorvegliato e quindi non mi sono accorto che l'ha fatta? Beh, per me il cucciolo ogni volta che non è sorvegliato dovrebbe essere nel suo kennel. Lo so benissimo che nella nostra visione, beh, il kennel è una gabbia. Ma se vogliamo bene ai nostri cani, vi dico la verità, francamente, dobbiamo spostarci dal punto di vista puramente umano e fare un passo in avanti cercando di pensare nelle logiche del cane. Il cane è un animale da tana e quindi ama avere un luogo sicuro dove riposarsi. Ci sono anche altre 1000 motivazioni per cui il cane ha bisogno di saper stare nel kennel. Quindi, se vuoi una guida completa su come abituarlo e se vuoi saperne di più, allora guarda il video che ti lasciamo qui sopra. Inoltre, se vuoi sapere dove acquistarlo, ti lasciamo anche il link in descrizione. Per me, non usare il kennel con un cucciolo vuol dire metterlo in una condizione di fallire assolutamente. E siccome invece dobbiamo essere delle buone guide, sicure, calmi e coerenti, vogliamo mettere i nostri cuccioli in una condizione per cui possono aver successo, per evitare di sgridarli ogni volta e invece premiarli il più possibile, correggendoli soltanto quando è leale farlo.
Quindi assicurati di averne uno e di introdurglielo nel modo corretto. Per farlo guarda il nostro video. Quindi quando stiamo facendo altro è importante lasciare il cucciolo dentro, infatti qui non sporcherà perché i cani sono animali puliti e non sporcano il posto che considerano la loro tana. In questo modo da un lato ti assicurerai di dargli abbastanza opportunità di sporcare e tenendolo nel kennel, d'altra parte quando non puoi badare a lui ti assicurerai che non faccia disastri in casa. E infatti è proprio questa la chiave del successo, perché nel giro di 3 giorni ti assicuro che gli avrai insegnato dove fare i bisogni. Invece in tutte quelle occasioni in cui succede il disastro, beh, lui impara che si può fare anche dentro la pipì o la cacca. E quindi in questo modo renderai il processo di insegnargli dove fare i bisogni molto molto più lungo. Infatti è in questa fase della sua vita che il cucciolo impara dove sporcare e si fa proprio delle sue preferenze che rimarranno invariate per tutta la sua vita. Quindi chiaramente degli episodi singoli in cui ci tocca pulire capiteranno, sono normali, ma ti assicuro di non sprecare questa opportunità per insegnarglielo nel miglior modo, e proprio per questo motivo ti consiglio assolutamente di non usare le traversine. Perché sconsiglio di usare le traversine? Perché complicano inutilmente il processo ed il tuo cucciolo imparerà comunque che nelle sue preferenze c'è un luogo della casa dove si possono fare i bisogni. Con questi consigli vi ho dato tutti gli strumenti che vi serviranno per affrontare questa fase di vita del vostro cane, che può essere semplicissima ma può diventare anche un vero e proprio inferno. La differenza, come al solito, la fa il modo in cui la gestite. Sarà quindi necessario essere flessibili e cercare di capire quali sono le sue necessità al momento giusto. Quindi se hai bisogno di aiuto per cercare di capire il tuo cucciolo e diventare per lui una guida sicura, calma e coerente, per costruire quindi quella relazione che tanto speri di avere con lui e meriti, beh, saremo più che felici di accompagnarti in questo viaggio. Quindi contattaci pure, puoi farlo o su Instagram o tramite il nostro sito web. Se questo video ti è piaciuto, beh, allora metti un like e iscriviti al canale. Facciamo contenuti gratuiti soltanto per voi ogni settimana per cercare di aiutarvi a costruire un rapporto di fiducia con il vostro cane e quindi a lungo andare per cercare di evitare che sempre più cani vengano abbandonati nei canili. Al prossimo sabato!